Nella vita per me è molto importante la luce. Il motivo anche per cui sono venuto a vivere in Sicilia ed è il motivo per cui le mie giornate cominciano molto presto. In una mia vita precedente, per molti anni, ho giocato a calcio a livello professionistico. Oggi faccio l'agricoltore. I due elementi importanti nel fare agricoltura in Sicilia sono ovviamente il sole e il vento. Soprattutto per la nostra famiglia che ha deciso fin dall'inizio di condurre in biologico, nel modo più naturale possibile, la coltivazione e la produzione di uva, di olive, di grano. È proprio dal sole che nasce quest'idea di destinare alcune delle nostre terre ad un progetto agrivoltaico, e cioè di realizzare un impianto fotovoltaico e all'interno di questo continuare a fare il nostro mestiere, cioè coltivare la terra. Laddove oggi sono seminati grano, sulla, verrà realizzato a breve un impianto agrivoltaico di 50 ettari, all'interno del quale vi sarà produzione di energia rinnovabile e vi sarà una coesistenza anche di attività agricola. L'agrivoltaico può andare in soccorso all'agricoltura perché la presenza di pannelli limita la siccità, creando un ombreggiamento virtuoso. In più, i pannelli possono essere utilizzati per convogliare l'acqua piovana e permettere di avere quindi una risorsa idrica aggiuntiva. E nel Green Power sta scommettendo molto su questo territorio, sulla Sicilia, sia sul solare che sull'eolico. Tant'è che quando ho deciso di immaginare questo progetto di agrivoltaico in Enel Green Power ho trovato un'azienda subito pronta ad accettare questa scommessa. Il lavoro dell'agricoltore è fatto da piccoli gesti quotidiani che si ripetono da millenni e che hanno un effetto sul pianeta e sulla vita delle persone. Progetti sostenibili come quelli dell'agrivoltaico vanno in quella direzione.